Paolo era vicino a me, seduto, gli applausi continuavano, io feci a Paolo il segno di alzarsi. Paolo rimase seduto, era emozionatissimo. Il pubblico cominciò a stringersi intorno a Paolo, si spostarono dalle poltrone del teatro veneziano, del cinema veneziano in cui si svolgeva la proiezione al Lido, e Paolo fu costretto ad alzarsi. E soltanto allora capimmo la ragione per la quale non si era mosso dalla sua poltrona. Stava piangendo. Così emozionato, così colpito, così felicemente colpito, perché erano lacrime di gioia, di emozione, ma anche di memoria, di ricordo del fratello col quale aveva realizzato questo film. Avrebbe voluto, come mi disse poi quando uscimmo dal cinema, sarebbe stato molto felice Vittorio di vivere questa esperienza dopo che il film era stato portato in passato in tanti festival internazionali, felice di rivivere questa esperienza in un'edizione, peraltro essendo due fanatici dell'immagine entrambi i fratelli, bellissima come questo restauro. Vincemmo, ripeto, il Leone d'Oro per il, e Paolo tornò con molta felicità a ritirarlo. Però vorrei raccontare, a proposito di restauri, un altro piccolo episodio che riguarda sempre in questo caso Paolo e Vittorio. Nel 1900, non mi ricordo più l'anno esatto, forse l'anno di Padre Padrone, il film Padre Padrone fu girato in 16 mm. In 16 mm, in maniera abbastanza fortunosa peraltro, girato in Sardegna, e fu presentato a Cannes invece in una edizione cosiddetta gonfiata. Ci fu tutto un lavoro di restauro fatto da Cinecittà in quel caso e proiettato quindi su schermo immenso, schermo della sala grande del Festival di Cannes, in questo formato. Paolo e Vittorio, che ovviamente l'avevano visto prima, erano estremamente, estremamente a disagio per il fatto che lo sviluppo a 35 mm del 16 provocava una serie di effetti sfocature, no, per esempio macchie e così via. Furono consolati al termine della proiezione in questo loro disagio di autori, furono immediatamente risarciti in qualche modo da un enorme autore che era stato il loro maestro, Joris Sievens. Joris Sievens era chiamato l'olandese volante, era stato a quel tempo era il più grande documentarista esistente. Joris Sievens disse a Paolo e a Vittorio: ma che meraviglia questo film con tutte queste cose così incerte, queste macchie. Un grande documentarista coglieva in quel film sviluppato a 35 mm non dei difetti, ma una ragione per apprezzare in particolare quelle che erano le imperfezioni delle immagini.